Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta di riso al pomodoro filante. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, riso, mozzarella, sottilette, salsa di pomodoro, pan grattato, aglio, sale, pepe, olio e parmigiano grattugiato. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'olio, e l'aglio ed azioniamo il bimby per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Togliamo l'aglio, aggiungiamo la salsa di pomodoro, e la facciamo cuocere per 10 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere l'acqua, il pepe, il sale ed azioniamo il bimby per 7 minuti, 100 gradi, velocità 1. Aggiungere il riso e cuocere per 12 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il riso dovrà risultare al dente. Il riso è pronto, componiamo la torta. Mettere sotto uno strato di riso, livelliamo, fare uno strato di mozzarella, un po' di parmigiano. Un altro po' di riso, mettiamo le sottilette, spolverizziamo con il parmigiano e completare con il riso rimasto. Spolverizziamo con il pan grattato. E il parmigiano. Cuocere in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. La torta di riso è cotta, lasciamola intiepidire prima di servire. Torta di riso al pomodoro filante. Grazie e alla prossima ricetta!